sicuramente una brutta sconfitta, più che altro anche sul piano della prestazione, sicuramente un Benevento lontano da quella reazione vista a Reggio. Sì, ma non solo da vista a Reggio, nell'ultimo periodo le prestazioni erano sicuramente prestazioni importanti. Oggi penso che abbiamo fatto 3 passi indietro, ma mi aspettavo sicuramente un qualcosa di diverso. Avevo preparato la partita per partire forti, per cercare di perché sapevo che comunque il Palermo veniva qua e cercava solo il contropiede. E invece non abbiamo avuto le letture giuste, abbiamo sbagliato sempre la scelta, non siamo stati lucidi nell'ultimo passaggio e quindi alla fine abbiamo faticato ed è un peccato, perché la crescita che vedo ogni giorno è importante e sicuramente i risultati alla fine devono essere quelli che ti permettono di lavorare ancora con serenità. Un primo tempo non malvagio, però ecco, una manovra molto lenta, leziosa, al di là poi della scelta finale, e ancora una volta poi le disattenzioni, perché se andiamo a vedere ciò che ha fatto il Palermo, poi certo, il gol nasce proprio da un errore. Io quello che ho detto dalle altre parti, di solito ho il concetto che se sei forte gli dai 3 palloni e li mandi a casa, però è anche vero che qualche episodio io lo andrei a rivedere. Non vorrei che questo fosse figlio delle critiche, delle polemiche dell'ultima partita, perché sia sul rigore sulla Gumina c'è comunque una spinta, sia con la ripartenza del Palermo c'è il fallo su Viviani, perché comunque gli toccano il piede sul tallone, però ecco, questo, ripeto, il concetto è mio, è un altro, però è giusto evidenziare queste situazioni quando poi le vedi. Ma quello che io devo essere allenatore, devo valutare non queste cose che sono degli altri, ma devo valutare la squadra. Avevo fatto delle scelte, soprattutto a centrocampo, in base al fatto che Pasquale non era al top, che Caric era squalificato e che comunque la prestazione sia a Ferrara con i 3 attaccanti in campo e più in prota era stata determinante. E anche a Reggio ho pensato di partire un po' più forte. Fatto sta che comunque non siamo riusciti. E dopo le scelte sono state sbagliate, ma anche sul gol che abbiamo preso, noi di solito su una palla del genere dobbiamo pensare di andare indietro, invece siamo usciti, abbiamo aperto la porta all'avversario, non siamo stati capaci di chiudere un 1 contro 1, perché la palla non deve passare tra le gambe, deve andare a destra, a sinistra per aiutare il portiere. Ecco, quelle sono le scelte che comunque alla fine ti determinano una partita. Studio. Buonasera e bentrovato, mister. A proposito di scelte, lo diceva anche Gaetano Letizia, stanno diventando sempre di più le scelte negative del Benevento in fase di ultimo passaggio, e secondo lei questo alla lunga può pesare? L'ho chiesto anche a Paleari. Ha la sensazione che la sua squadra si sia calata appieno nella mentalità di chi si deve salvare? Poi, se ci può spiegare il cambio, la sostituzione Teo Farias, una scelta tattica, oppure non ne aveva più il brasiliano, che peraltro nel primo tempo era stato l'unico in grado di accendere la luce? Sicuramente Diego è quel giocatore che a me fa impazzire, perché so che è quello che ti può dare l'ultimo passaggio, ma l'avevo visto calare. Io gli ho detto che è uno che lui deve stare sempre nel gioco, e quando si sfila è perché evidentemente vuole respirare, e automaticamente ho deciso di mettere Teglio di là, perché comunque Teglio è un giocatore che ha l'ultimo passaggio, un giocatore anche lui che magari non è Farias, ma poteva dare supporto anche agli altri. E poi ho pensato anche comunque alle prossime partite, che noi andremo a giocare sicuramente a Parma e poi abbiamo di nuovo la partita in casa, ma in quella situazione lì è stata frutto del fatto che comunque Diego non incideva più come di solito deve fare lui. L'altra che mi devi? No, le chiedevo della mentalità, se ha la sensazione che la sua squadra si stia calando e si sia calata nella mentalità della squadra che, guardando la classifica, deve pensare prioritariamente alla salvezza. Basta che guardiamo la classifica, non c'è bisogno di calarsi in nessuna realtà. Io lo so che questa è una situazione non facile, dobbiamo
venirne fuori. Mi dispiace che adesso dobbiamo ricominciare, ma fortunatamente non c'è tempo, perché giovedì andiamo a giocare a Parma, e quindi automaticamente il calcio è bello per questo, perché durante la settimana abbiamo un'altra prova importante. Buonasera mister, che lei volesse vincere la partita e quindi avesse fatto una scelta d'attacco, lo si è capito subito con la posizione di Farias, che in fase di difensiva scalava perché diventava un 4-4-2, quindi c'era il rischio, insomma, di avere un calciatore con meno attitudini difensive su quella fascia. A me la cosa che ha colpito il primo tempo, il Benevento ha provato a fare la partita, sicuramente il primo tempo non è stato da buttare via, però c'era sempre questa difficoltà che a volte sulla tre quarti il Benevento appare lezioso. Ora mi chiedo, è colpa dei centrocampisti che magari non fanno girare la palla con velocità, oppure degli attaccanti che con i loro movimenti non consentono ai centrocampisti di poter lanciare in profondità? Ma sicuramente loro tutti quanti ormai ci stanno studiando e tutti quanti vedono che comunque noi cerchiamo di palleggiare centralmente, cerchiamo di imbucare, ma quello che è mancato soprattutto secondo me oggi, perché qualche situazione l'abbiamo creata, è stata l'attacco della profondità una volta trovato questo spazio tra le linee, e ancora di più il fatto di dover palleggiare dentro per poi andare sull'esterno. Quello lo dovevamo fare un po' di più, ma quando ci siamo andati abbiamo sbagliato le scelte. La scelta dell'ultimo passaggio è una cosa individuale, la scelta dell'ultimo passaggio è quella che nessun allenatore può incidere, perché quella fa la differenza. Io cerco di portarli fino alla tre quarti, poi ho sempre detto la tre quarti in giù li lascio liberi alle loro scelte, e bisogna lavorare ancora di più su quello, fargli capire che l'ultimo passaggio nel calcio è quello che ti permette di vincere le partite. Sonia. Tanti attaccanti, tante caratteristiche diverse, ma manca un attaccante che sa attaccare la profondità come caratteristica? Francesco è uno che anche a Reggio l'ha fatto molto bene. Oggi magari cercava più la palla sui piedi che la palla in profondità. La Gummina a volte è un attaccante che può farlo. Certo, se gli chiedo a Diego di attaccare la profondità, Farias no. Quindi cerchiamo di giocarla sui piedi, tra le linee. È un'alternanza che noi dobbiamo perché avere. Oggi l'abbiamo visto poco, ecco per sì, questo. È un'alternanza che noi dobbiamo avere, è un'alternanza che comunque ti permette di rompere le difese, ti permette di avere una scelta diversa. Ma io penso che la poca cattiveria nell'ultimo passaggio oggi ci ha fatto la differenza. E soprattutto nei contropiedi, perché i due contropiedi che abbiamo preso, li avevo preparati durante la settimana, ci eravamo allenati e purtroppo non li abbiamo gestiti bene. Però la colpa è mia, la colpa, io sono allenatore, se queste cose non riesco a trasmettere ai giocatori sicuramente la colpa è mia e dovrò lavorare di più su questo. Torni a Parma? Torno a Parma dopo tanto tempo e sicuramente è un posto che per me ha significato tantissimo. Però sono a Benevento, faccio allenatore del Benevento e devo sicuramente metterli in difficoltà.